Buonasera, sono il dottor Alessandro Morelli Coghi, sono un medico chirurgo e uno specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. I miei campi di lavoro riguardano soprattutto il rimodellamento corporeo, la chirurgia del viso e la chirurgia del seno. Questa sera, infatti, amici di Facebook, parleremo delle mastoplastiche additive. Perché? Perché innanzitutto è l'intervento che nella mia pratica clinica, ma anche in un paese come l'Italia, è l'intervento più richiesto, cioè è l'intervento che viene maggiormente eseguito in ambito chirurgico, plastico, estetico. La mastoplastica additiva è quell'intervento che permette di dare volume e modellare il seno. È quindi un intervento prettamente femminile che, come dire, ricrea quella femminilità che a volte è andata perduta, vuoi per una gravidanza, vuoi per un dimagramento, o altre volte invece dona quella femminilità che la paziente desidera magari da tanto tempo. Per eseguire correttamente una mastoplastica additiva che sia efficace, bisogna necessariamente introdurre qualcosa nel nostro fisico. Questo qualcosa è la protesi mammaria. Le protesi mammarie sono degli involucri in silicone all'interno del quale c'è un gel in silicone e, tanto per sfatare alcuni miti e cominciare ad andare subito, diciamo, al sodo della questione, si tratta di impianti perfettamente sicuri. Quando, non sempre, quando si sceglie delle buone aziende, si diciamo, utilizzano dei prodotti di alta gamma. In questo caso, le protesi sono sicure, durature nel tempo, non è necessario cambiarle a distanza di 8, 10, 12 anni, come a volte si legge, diciamo così, su internet o insomma trova nei media, ma sono addirittura garantite a vita. Quindi il fatto di utilizzare delle protesi di buona qualità consente alla paziente di avere un intervento di cui godrà per il resto dei suoi giorni. Le protesi mammarie, diciamo così, parlando in via generale, sono sostanzialmente di due tipi, le protesi rotonde e le protesi anatomiche. Le protesi rotonde sono delle emisfere, ne ho qua un esempio, che hanno un punto di massima proiezione centralmente. Le protesi anatomiche invece sono protesi un po' diverse, che hanno una forma quasi piramidale, cioè in pratica hanno un punto di massima proiezione che è dislocato verso il basso. Queste protesi, che io personalmente prediligo, sono quelle che danno una forma, come dice la parola stessa, anatomica, cioè più naturale. Questa sera siamo qui anche per rispondere alle vostre domande. Vedo che tante cose me ne stanno arrivando già diverse, quindi procedo a rispondere ad alcune di queste domande. La prima è, diciamo così, molto sensibile, ovvero se è possibile allattare dopo una mastoplastica. La risposta è invariabilmente sì. La mastoplastica additiva prevede sì l'introduzione della protesi, ma la ghiandola mammaria mantiene la sua integrità anatomica. Quindi la funzione dell'allattamento e la montata lattea sono assolutamente rispettate. Quindi una mamma che desidera avere un altro figlio o figlia può senz'altro eseguire l'intervento senza prova di perdere il piacere dell'allattamento. Piuttosto che una ragazza più giovane che ancora non ha avuto gravidanze, affronta l'intervento sapendo che il giorno che vorrà diventare mamma potrà allattare senza problemi. Un'altra domanda è molto, tra altre cose, molto tecnica, mi piace molto. Allora, come si sceglie il volume delle protesi? Allora, il volume delle protesi oggigiorno non è assolutamente scelto a caso. È un procedimento, oserei dire, quasi scientifico, matematico. E si basa su alcuni parametri che vengono misurati banalmente con un calibro sul corpo della paziente. Il più importante di questi è la larghezza del seno originario. La larghezza del seno originario ci guida, nella scelta della protesi che è perfetta per stare su quel torace, cioè su quel seno di quella paziente, particolare. Quindi il mio consiglio è: non fissatevi magari con dei numeri, terza, quarta, quinta o del volume di protesi, che spesso le pazienti arrivano e sono molto tecniche anche qui, no, io dottore vorrei una 300, una 350. No, esiste una protesi che è perfetta per la singola paziente, che magari non è la stessa che va bene per la sua amica e non è la, e va bene solo per lei. Quindi assolutamente
Il processo della scelta della protesi è una cosa molto precisa che va misurata insieme sul corpo della paziente e discussa insieme a lei. Però, ripeto, è una cosa molto precisa, non è nulla lasciato al caso. Allora, un'altra domanda è se le protesi sono davvero sicure. Qui mi riallaccio al discorso un po' di prima. Se si scelgono protesi di buona qualità, le protesi sono assolutamente sicure. Mi permetto di dire che io lavoro anche per la senologia dell'ospedale dell'Angelo come consulente della chirurgia plastica. Per la ricostruzione mammaria, cioè in pazienti che, cioè, o meglio, nel tentativo di fare degli interventi che ricreano la salienza mammaria in pazienti che poi l'hanno persa per motivi oncologici, utilizzo esattamente le stesse protesi che io utilizzo nella chirurgia estetica. Quindi assolutamente sicure. Testate, come ho detto, garantite. Un'altra domanda è questa. Allora, quale anestesia viene praticata? Tendenzialmente eseguo questi interventi in un'anestesia cosiddetta di sedazione. La sedazione cosa significa? La paziente dorme. Ecco, quindi non spaventatevi, non c'è nessuna, come dire, risveglio inopportuno, sensazione sgradevole durante l'intervento. Assolutamente no. La paziente dorme, dorme profondamente, tuttavia non c'è il disagio dell'intubazione, cioè avere in pratica una macchina che controlla le funzioni vitali per la paziente. La sedazione è un tipo di anestesia estremamente agevole, che permette, tra le altre cose, di eseguire questi interventi in regime di day hospital, cioè in pratica dalla mattina che si viene operati alla sera che si viene mandati a casa, viene mandate a casa. Ed è estremamente confortevole per la paziente perché pochi minuti dalla fine dell'intervento si può già andare in bagno, magari, che so, bere un bicchiere di tè, andare in piedi, parlare tranquillamente col proprio accompagnatore, la propria accompagnatrice. Poi, allora, quanto è lungo il decorso post-operatorio? Questa è una buona domanda. Allora, innanzitutto dico, è variabile, varia da paziente a paziente. Facciamo una media. Tendenzialmente io consiglio una settimana di riposo, cioè fatto l'intervento, lo si consideri come un intervento chirurgico importante, tra l'altro in una zona delicata come il seno. Quindi senz'altro una settimana di riposo è il tempo, come dire, standard affinché la paziente si riprenda bene. Riposo significa, attenzione, non che una è buttata sul letto a non fare niente, assolutamente, però si limita a quelle che sono le sue attività ordinarie, niente di straordinario. Dalla seconda settimana si può senz'altro riprendere anche attività straordinarie, quindi attività lavorative, se non eccessivamente pesanti, ed altro, magari una passeggiata, andare in bicicletta, eccetera. Dalla terza settimana in poi si è sostanzialmente liberi. Per l'attività sportiva vera e propria, cosa che mi viene spesso chiesto, consiglio 30-40 giorni, non meno. Perché? Perché è importante, ci sono delle cicatrici che devono guarire bene, le protesi devono posizionarsi in una posizione corretta. Pertanto direi che per l'attività sportiva vera e propria, la corsa, il nuoto, eccetera, 30-40 giorni sono, diciamo così, il minimo indispensabile. Per tutto il resto, considerate una settimana, massimo due, più o meno si torna alle proprie attività del vivere quotidiano. Allora, questa è una domanda interessante, ovvero quanto costa l'intervento? Allora, l'intervento ha un costo variabile. Diciamo che tendenzialmente questa variazione dipende dal tipo di protesi che si sceglie e da così, altre cose tecniche, diciamo così. Un preventivo però adeguato prevede un costo tutto compreso tra i 6 e 7 mila euro, diciamo così. Mi permetto di dire una cosa, non fatevi spaventare dal prezzo, è un intervento che voi fate per la vita e se voi diluite quel prezzo per tutta la vita, capite bene che tutto sommato l'impegno iniziale è importante, ma poi diventa veramente, diciamo così, meno impegnativo. In questo senso mi permetto di aprire una piccola parentesi, ringrazio questa amica che mi ha fatto questa domanda per dire questo, diffidate assolutamente delle chirurgie low cost, le chirurgie che questi siti è pieno purtroppo su internet di agenzie che promettono mastoplastiche additive a 3.500 euro, 3.800 euro, 4.000 euro, non possono essere serie,
una coppia di protesi di buona qualità costa da sola 1400-1500 euro. Quindi è assolutamente impossibile programmare, costruire un preventivo che abbia un costo di 3500-4000 euro. Ne va della vostra salute, pensateci 100 volte, anzi 1000 volte, perché affrontare un intervento con una struttura poco seria, dove i materiali non sono i migliori, eccetera, porta a dei rischi che possono essere assolutamente non indifferenti. Un'altra domanda, quanto dura l'intervento? Allora, l'intervento diciamo che dura intorno ai 45 minuti, 50 minuti, ecco. Un'altra cosa importante che vedo che mi viene chiesta, non metto drenaggi, i drenaggi sono quei tubicini che fuoriescono dalle zone, diciamo così, dove sia stato eseguito un intervento di qualsivoglia tipo per raccogliere le sierosità che si formano nelle prime ore post-operatorie. Ecco, dal mio punto di vista, per questo tipo di intervento sono solo un fastidio, non ho mai avuto problemi nel non avere posizionato i drenaggi. In genere, anzi, la paziente lo accetta molto volentieri, perché ecco, l'unico cosa non confortevole dell'intervento è appunto la presenza del drenaggio, che è questo tubicino che le può dare fastidio. Tendenzialmente non lo metto più, secondo me non serve, così ad aumentare ulteriormente il comfort post-operatorio. Ecco, questa è una domanda interessante. Allora, ci sono particolari patologie che impediscono l'esecuzione dell'intervento. Buona domanda. Allora, tendenzialmente sarei tentato di rispondere di sì, nel senso che, allora, è chiaro che ci sono delle patologie che sono particolarmente debilitanti, per le quali è in coscienza sconsigliabile effettuare un intervento che non è necessario. Ecco, tuttavia, mettiamola così, è molto raro avere a che fare con pazienti che, avendo una patologia di questo genere, vogliono o desiderano affrontare una mastoplastica additiva. Tendenzialmente le più importanti malattie, diciamo così, che vengono considerate problematiche, parlo del diabete, parlo delle malattie autoimmuni, parlo delle, che so, delle malattie cardiovascolari, eccetera, non sono una controindicazione assoluta all'intervento. Diciamo che se ne parla, se ne discute con il chirurgo, con me, si vede quali sono le reali esigenze e i reali problemi che questa patologia, diciamo così, dà alla paziente. Se è il caso, evitiamo di affrontare l'intervento, altrimenti in genere si può affrontare con una certa serenità. Allora, un'altra domanda è, vedo qui, dove si mettono le protesi? Giusto, anche questo. Allora, le protesi possono essere inserite in un piano retroghiandolare o retromuscolare parziale. Cosa significa? Il piano retroghiandolare in pratica significa che la protesi viene posizionata al di sotto dell'ambiente ghiandolare. Il piano retromuscolare invece va da sé che oltre al sollevamento della ghiandola si solleva anche il muscolo pettorale, cioè un muscolo importante della parete toracica, che viene sollevato per alloggiare la protesi. Tendenzialmente consiglio il piano retroghiandolare quando la paziente ha una quantità di tessuto sufficiente a coprire la protesi, altrimenti molto banalmente si vede, si leggono i contorni, i profili e francamente è un risultato che almeno per quanto mi riguarda non piace molto. Nei casi in cui cioè i tessuti che coprono la protesi non siano sufficienti, bisogna necessariamente utilizzare quello che la natura ci ha dato, cioè un muscolo pettorale. Sollevando questo muscolo, che anche nelle persone magre ha uno spessore più che sufficiente a coprire i profili della protesi, si consente appunto di avere un risultato molto naturale, altrettanto buono, anche se si è nato in un piano retromuscolare. Ecco, dal punto di vista della convalescenza, mi rallaccio un attimino al discorso di prima, posizionare la protesi in un piano retromuscolare è un po' più fastidioso, cioè allunga magari di qualche giorno, per carità non di tanto, ma di qualche giorno, diciamo così, il decorso post-operatorio, perché può essere un pochino più fastidioso effettivamente. Ok, un'altra domanda, forse l'ultima, adesso vediamo se abbiamo ancora qualche minuto. Se le protesi durano per sempre. Sì, io direi che le protesi durano per sempre, nel senso che, allora, come dicevo prima, le aziende serie garantiscono le protesi a vita. Ciò significa non necessariamente però che la paziente arrivi a un punto in cui desideri cambiare le protesi. Quindi io rispondo sempre così a questa domanda, che quando mi viene posta anche in consulenza. Allora,
Le protesi in linea di massima, nella situazione ideale, vengono tenute per sempre. Pazienti giovani, pazienti magari soggette a cambiamenti ponderali, eccetera. Ecco, li invito a considerare che non è detto che a distanza di qualche tempo, siano 10, 15, 20, 30 anni, okay, il loro seno modifichi talmente la sua forma e il suo volume, per cui effettivamente è più piacevole, più come dire, desiderabile da parte della paziente cambiare la protesi. Cambiare la protesi si può fare, è relativamente semplice, non è necessario farlo. Ok, io credo di aver finito, diciamo così, il tempo a mia disposizione. Saluto tutti gli amici che mi hanno, di Facebook, che mi hanno seguito in questa diretta. Vi ricordo soltanto che per qualsiasi, come dire, domanda, richiesta di informazione o anche semplicemente il piacere di fare una chiacchierata tra di noi per approfondire un po' meglio il discorso, mi trovate al centro di medicina, presso le sedi di Mestre e di Treviso. E senz'altro sarò contento e sarò lieto di rispondere alle vostre domande ancora magari più approfonditamente, magari come dire, a quattro occhi. Buona serata a tutti.